Salve, ritrovati di nuovo al nostro appuntamento con Archicad. Stiamo ultimando la nostra ambientazione di questa camera con tutti gli accorgimenti e accessori che tiriamo fuori dalla nostra libreria che il programma ci mette a disposizione. Qui sotto design in fondo c'è oggetto, lo ricordiamo. Siamo già posizionati sulla cartella salute e ricreazione, anzi facciamo una piccola carrellata. Dalle librerie collegate abbiamo accessori, bagno, apparecchiature per ufficio, attrezzature mediche, quindi possiamo fare anche, se le vogliamo guardare, vedete c'è il carrello medico, il letto da ospedale, la sedia da dentista, portaflebo, abbiamo comodino, credenze e scaffalature, quindi qua abbiamo una serie di scaffalature. Prendo una a caso, ecco qua, questa è proprio una bella scaffalatura che volendo possiamo sistemare, modificare, come abbiamo fatto con la nostra parete TV. Possiamo anche prendere questa scaffalatura semplice, proprio da ufficio. C'è questo un sopralzo, una libreria classica. Quindi noi andiamo a prendere uno schedario. E poi volendo ce lo andiamo a modificare, se non ci sta bene la lunghezza la modifichiamo, alziamo l'altezza, la profondità, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una serie di composizioni già pronte di scrivanie a quattro posti, sedute per una sala riunioni, tavolo con sedie, poi andiamo ai letti, letto a castello, la culla, letto singolo, il matrimoniale, il comodino. Quindi noi, una volta che abbiamo creato un ambiente, che so, dobbiamo fare in un'abitazione, attrezzare una cucina. La cucina possiamo andarla a fare sfruttando i pezzi e li modifichiamo. Poi tutto il resto, le sedie, il tavolo, e quant'altro possiamo andarle a prendere velocemente, perché una volta che ci abbiamo fatto la mano sappiamo già cosa abbiamo a disposizione. È come avere una libreria in casa, sappiamo già che abbiamo comprato quel libro, non l'abbiamo ancora letto, e poi ci torna in mente, fatto meglio devo averlo sui miei scaffali. E uno lo prende senza andare in libreria, ce l'ha in casa e se lo incomincia a leggere comodamente. Poi abbiamo tutta una serie di strutture, noi parliamo di arredamenti, ma Archicad volendo ci permette pure di, anzi, soprattutto di creare proprio anche un villino, un progetto completo di abitazione. Travature in legno, strutture in cemento, eccetera, eccetera. Ci sono le sottocartelle della libreria che sono, fino ad arrivare alle costruzioni speciali e elementi in 2D. Abbiamo i simboli grafici per le piante, ecco, i veicoli, questo è per sviluppare delle piante, perché questi sono elementi in doppia dimensione. Poi abbiamo fra i simboli elettrici anche delle lampade, le prese di potenza, quindi noi possiamo andare potenzialmente ad offrire a un cliente anche la disposizione di tutti gli impianti elettrici e idrici sanitari di un'abitazione, un servizio che possiamo dare alla clientela oltre proprio al semplice sviluppo del mobile stesso. Dobbiamo solo far vedere come li vogliamo prospettare la realizzazione del mobile, ci concentriamo su questo. Se lo vogliamo far vedere come funziona e come verrà nell'insieme dell'ambiente, e poi ci mettiamo intorno tutto quello che ci serve. Ci rendiamo conto che stiamo parlando di velocità molto elevate per fare. Una volta che il tempo che dobbiamo perdere c'è solo per. L'importanza è quella di avere le idee chiare, quindi un progetto di massima già in testa o schizzato su un foglio. Quindi, che è sempre consigliabile. Poi da lì, una volta realizzato il nostro pezzo, che forse è consigliabile proprio partire da quello, anche se noi l'abbiamo fatto all'incontrario, ma anche perché dovevamo spiegarlo, partire da questo e poi andarcelo a completare come un divertimento tutto il resto. Bene, allora torniamo alla nostra pagina della libreria. Vogliamo completare
con dei pezzi, dei suppellettili. Allora abbiamo dei libri, quindi facciamo ok, li vogliamo mettere nella nostra vetrina. Io ho selezionato qui, vedo questa linea che dovrebbe essere, anzi è la nostra, mi rendo conto pure che tra l'altro non sono allineati i due pensili, lo faccio adesso, l'ho allineato. Ok, l'ho messo qui. Questo è l'ingombro del nostro. Notate che adesso, ogni volta che io seleziono un pezzo, mi viene fuori sempre questa lista che poi dalla semplice linea fino al pezzo in 3D. Ecco qua, se io lo allungo, vado in 3D, ecco qua, vado un attimo a rendermi conto dove sono andati a finire questi libri. I libri me li ha messi poggiati sul pezzo sottostante. Io invece devo metterli qui. Vabbè, questo era solo per farvi capire che siamo partiti dalla libreria scelta, una serie di libri che avevano la larghezza di 1,15 m, e poi qui con gli strumenti che mi vado a selezionare posso allungarli, spostarli. Ecco, qui in questo caso li accorcio perché mi ricordo che la libreria era di 70 centimetri, quindi li farò 60, non più alto, non più lungo, questa serie di libri. Poi torno da questa parte. Ora, o mi andavo a beccare direttamente il pezzo dove volevo già sistemarlo, oppure lo faccio qui velocemente. Ecco qui, me li sono posizionati dove mi deve capitare. Questa serie di libri li metto nella vetrina del pensile sovrastante la televisione. Proseguiamo. Dopo aver messo questo, cosa vogliamo fare? Vediamo un attimo cosa c'è qui. Potremmo mettere un impianto wifi con la cassa acustica, volendo anche un pianoforte. Un pianoforte con la coda, un pianoforte da parete. Se il nostro cliente ama fare sport in casa, possiamo mettere un tapis roulant. Se ama il giocare al biliardo, c'è anche quello. Vogliamo divertirci e vedere l'ingombro di questo biliardo che di default il programma mi dice essere largo 1,49 m x 2,76 m ad un'altezza di 80 cm, quindi sono misure reali, un biliardo per chi è pratico, chi ci ha giocato, ma basta averlo visto solo da qualche parte, è proprio così. Allora io lo posiziono qui, me la addossa alla sedia, io lo vado a mettere qui al centro. Vediamo un attimo questo bel biliardo che me lo ha posizionato. Ci ricordiamo che torniamo ai settaggi, facciamo prima. Ecco, vedete, era indicato rispetto allo zero di progetto 80 cm da terra. Lo andiamo ad azzerare e dovrebbe averlo. Lo dovremmo vedere, ecco, me lo mette perché me l'ha messo un poco sottostante il pavimento. Perché non dimentichiamo che il nostro pavimento ha uno spessore. Torniamo sempre, se vogliamo, non ci ricordiamo, andiamo ai settaggi e il nostro solaio ha uno spessore di 30 cm, quindi lui me lo posiziona calcolando lo spessore del pavimento di parquet e con il suo sottostante massetto, e quindi me lo posiziona un po' più in basso. Ora, cosa facciamo? Andiamo, lo selezioniamo, muovi. E l'abbiamo messo all'altezza giusta. L'ho fatto manualmente, senza preoccuparmi troppo del millimetro. Comunque, ad occhio vedete che a parte che stiamo facendo una prova, uso sempre il comando orbita per muovere. Vedo sempre il mio biliardo tutto in bianco perché ha dei colori progettuali ancora. Poi quando lo andrò a definire con il render definito, infatti qua vediamo pure anche i libri hanno un colore neutro,
avrà i suoi colori col panno verde. Come lo vediamo qui? Lo vediamo proprio in questa immagine, quella che risulterà finale. Bene, se vogliamo lasciare questo biliardo qui, molto bello, però non ci sembra proprio sia il caso, non lo vediamo una persona da biliardo, questo nostro cliente, più un intellettuale che al massimo c'è una TV, ma forse più per vedere qualche documentario, qualche cosa di culturale. Abbiamo sistemato dei libri. Cosa vogliamo fare? Potremmo mettere un condizionatore, potremmo mettere tutto ciò che possiamo pensare che possa andare, possiamo trovare in un possiamo mettere un piccolo divano, un'altra poltrona per gli ospiti. Facciamolo insieme, andiamo in ornamenti. Possiamo decidere di mettere una scritta a muro. Eccola qui. Ecco, ovviamente non è settata. L'ho messa e basta. Vediamo un attimo. Un'altezza, una profondità di 30 cm, quindi è eccessiva. Facciamola uno spessore di 2 cm. 2,70 da terra. Ha un'altezza di 1 m, vediamo un attimo. Eccola, rivolta verso. Mettiamola. La ruotiamo. Eccola qui. L'ho ruotata perché qui sotto mi era segnato 180 gradi. E quindi la vedevo di spalla, adesso la posizione è giusta. Ho ancora settato. Una cosa che, allora, qui troviamo il testo 3D. Ovviamente io posso scegliere ciò che mi piace, posso scrivere ecco, una frase. Uno slogan plus ultra è un sto facendo insieme a voi. Ritorniamo, ma scritto solo ultra. Qui vedete livello dettaglio, c'è il font Arial, uno stile normale. Voglio dire, possiamo farlo come con il Word, grassetto, corsivo, quel che sia. Andiamo sul testo, volevo scrivere plus ultra, eccolo qua, andare sempre oltre, è uno slogan che mi piace, qualsiasi altra scritta. Poi ovviamente possiamo ruotare, me l'ha ruotata in un altro senso qui, sono tutti movimenti che posso inclinarla, sono tutte operazioni che, usando gli strumenti sempre che abbiamo fatto per fare delle spezzate, delle linee e quant'altro, possiamo fare anche. Lasciamola qui questa scritta, andiamo avanti, vediamo un po' cosa ci offre ancora la libreria. Negli ornamenti, ecco, abbiamo un vaso. Beh, mettiamolo qui, lo sto facendo direttamente dal 3D, vediamo un po' se c'è più facile. Sì. Vedete, mandando sul tavolo si inclina come un vassoio, come mi volesse aiutare, anzi mi vuole aiutare, direi, eccolo qui che lo vuoi mettere. Andiamo ancora a prendere qualche altra cosa, vediamo un po' cosa c'è. Cosa c'è? Mobili scuola, mobili da cucina, vediamo cosa vogliamo. Cosa possiamo? Minuterie di arredo, abbiamo un appendiabito che volendo possiamo anche posizionare qui, eccolo, bene. Vediamo ancora, vedete come è facile, insomma, cercarlo e poi posizionarlo. Ah, ecco qua, abbiamo una tazza. Io poi sto scorrendo velocemente tra le apparecchiature. Qua c'è un'asciugatrice, una cappa, sono ovviamente oggetti da cucina. C'è anche una macchina da caffè. Una tazza da tè, eccola qui.
Ci sta bene, penso, a fianco al computer. Eccola, perfetto. Bene. Tutti questi pezzi sono tutti da settare. Con il colore. Vediamo un attimo. Fermiamoci alla nostra tazza. Ok. Anche questa volendo. Si può fare più grande, si può. Poche indicazioni anche per la tazza da tè la possiamo perfezionare. Andiamo sul modello, ecco, è come pensavo, c'è ancora la vernice bianca unitaria. Qui possiamo fare un bel colore. Facciamo vernice cadmio arancio. Ecco qua. E me l'ha cambiato. Forse anche il vaso, quindi di conseguenza ce l'ho. Sì. Mi è rimasto l'ultimo settaggio di colore, per cui mi stanno venendo fuori tutti bianco titanio. Questo vaso come lo vogliamo fare? Io mi piace il blu cobalto, me lo seleziono, gli do ok ed ecco qui. Anche e così via. Andiamo avanti. Cosa potremmo fare? Cerchiamo un condizionatore, ecco. Con la pratica e col tempo uno ci va, è come sapere quando si è posato una cosa in libreria, in cucina, uno subito sa dove andarla a trovare. Però delle volte capita che uno ha come dico io, un inceppamento, perché non la riesce a trovare, quell'oggetto sa di averlo visto, però niente, non viene fuori e tutto. E qui è come. Capita spesso. Il consiglio mio è di lasciar perdere, di tornarci, perché casomai per andare su un altro pezzo, cercare un altro pezzo e piuttosto che andarsi a scemunire su ciò che non si riesce a trovare in quel determinato momento. Vediamo un poco. Costruzione di tetti, no, sicuramente non qui. Vediamo impiantistica. Riscaldamento e condizionatore è quello che stavo cercando, quindi lo trovo su tutt'altra cartella. Non era sugli arredi, ovviamente, perché non è un arredo, lo trovo su perché è un impianto. Quindi posso mettere un fan coil da pavimento, però questi sono soprattutto d'ufficio. Ho qui una fornace a gas, una caldaia, questi sono tutti pezzi. È una pompa di calore, questo è per l'esterno. Pannello radiatore, poi c'è un termosifone in ferro. Questo nell'ambiente che abbiamo ci starebbe pure bene, da un senso proprio di newyorkese all'insieme. Ma mettiamo un fan coil, quelli lì classici. E qui sempre bianco, lo facciamo nickel, questo ce lo posizioniamo. Ce l'ha messo qui. Io non ho perché. L'indicazione è questa. Siccome è impostato ancora su 0 gradi. Era impostato con la scritta che abbiamo fatto prima, plus ultra. Quindi, se io me lo vado a mettere qui, me lo posiziona bene. Ovviamente, devo un attimo calarlo perché mi è andato a finire sul soffitto. Ed eccolo lì, il mio condizionatore, il condizionatore da parete. Bene, ancora. E cosa vogliamo fare? La stanza è completa. Abbiamo messo pure un uomo morto qui, come si chiamava una volta, non so se si chiama ancora così, un appendiabito. E mi verrebbe da dire, metterei pure un libro poggiato qui, casomai un poggiapiedi. Andrei a cercare anche delle persone, vediamo un attimo. Chiudiamo l'impiantistica e cerchiamo. Qui c'è una cartella solo di elementi 2D. Questa io la vado ad aprire soltanto quando disegno su due dimensioni, cioè quando sono in piano. Quindi quando devo dare un'indicazione mi vado a scegliere questi oggetti qui, 2D, quindi mi servono esclusivamente per il disegno in due dimensioni, quindi che vedo dall'alto e basso una pianta. Qui mi devo scegliere delle cose, degli oggetti in tre dimensioni. Vediamo un poco. Sito e paesaggi, persone e veicoli. Vedete, qui sono andato ancora più giù. Vediamo le persone.
ci sono delle persone, una persona che cammina, un'altra che è seduta, quindi dovremmo farle prima una panchina. Abbiamo una donna in attesa, un uomo che legge il giornale, un altro in bicicletta. Proviamo a mettere quest'uomo in bicicletta. Ecco qui, insomma, è molto, molto naif mettere, però può essere anche originale, perché no? Tutto dipende poi dalla nostra vena artistica e creativa. Quindi, uomo con le mani in tasca, forse è quello che più fa il caso nostro. Lo mettiamo qui, sta riflettendo, sta. Ecco qua, finché non segnalo. Togliamo, ci voglio tornare sopra perché vediamo un attimo i settaggi prima di salutarvi. Come vedete, il tempo vola via quando ci è. Ecco qui, è settato è venuto un uomo tutto in metallo perché è settato ancora con quello che abbiamo usato prima per quell'oggetto. Ok, allora vediamo un poco se ce lo mette per bene adesso. Eccolo lì, c'ha un bel pantalone nero. Penso che si possono cambiare anche questi, sicuramente, se non ci piacciono. L'abbiamo posizionato qui. Diciamo si sta rilassando, stava lavorando, ha preso il suo caffè, si è alzato. Immaginiamo che da quest'altro lato possa avere un'altra persona, oppure, insomma, da un'idea d'insieme, molto realistica. Ora, usando il tasto orbita, noi possiamo. È venuto il suo gemello qui. Allora, possiamo stabilire la visuale più efficace possibile. Perché dico questo? Perché passeremo poi alla realizzazione del render ed è importante che la visualizzazione non sia banale, quindi alla giusta distanza, alla giusta angolatura. Questa può essere troppo stretta perché non ci fa vedere tutta la zona della scrivania. Questa troppo avanzata. L'ideale è mettersi in una posizione quanto più d'insieme possibile. E questa non è male. Dove vediamo un po' tutto. Ok, tutti i nostri pezzi, tutto ciò che abbiamo realizzato e soprattutto il focale, quello che più è importante, questa parete, che poi è quella che è il pezzo forte di questo qui, che il cliente deve capire, la persona che ci deve commissionare poi il lavoro deve capire che lo deve emozionare efficacemente, deve dire ok, bello, mi piace, funziona, facciamolo. Prima non ero tanto convinto, però adesso mi hai convinto perché l'idea era buona. Perché noi, casomai, siamo convinti di quello che vogliamo far fare, ci crediamo. Però forse se insistiamo troppo, loro dicono: ma che motivazione hai a volermi convincere? Cosa c'è dietro? Ecco, anche fare la porta con l'archetto sopra può piacere, diciamo, uno non è convinto, però vedendola qui, e così via. Partiremo la prossima volta proprio da questo e andremo a definire il render, quindi creeremo una visione fotorealistica di questo progetto. Vi saluto adesso e appuntamento alla prossima.